Allora, sono le 7:40 della mattina, stavo dormendo, stavo sognando, un terremoto mi ha svegliato, forte, anche abbastanza lungo, sarà durato 40 secondi. Vedevo sia il lampadario muoversi, ancora si sta muovendo, e anche tutte le pareti. Quindi si è tirato nelle Marche, Abruzzo, quelle zone lì, questo era abbastanza forte, era sicuramente attorno al 6. Speriamo che non ci siano morti, che non ci siano vittime, ma questo era forte. Forse un pochettino di più o simile a quelli dell'altro giorno o di 2 mesi fa. Appena finito di tirare, io ho acceso la webcam, la telecamera per registrare ancora il lampadario in movimento e chiaramente qua sono al sicuro, però spero vivamente, spero che non sia forte come penso e che anche questa volta sia andata come è andata ieri, cos'era, qualche giorno fa, quando appunto sono crollate delle. No, guardavo fuori perché ho visto qualcuno nel terrazzo, pensavo uscisse, invece no. Speriamo che sia andata come l'altra volta. Scusate che sono un po' rincoglionito, ma fino a 3 minuti fa stavo dormendo. Dicevo che speriamo che sia andata come l'altra volta, dove appunto sono crollate delle case, delle chiese, però nessun morto. Nulla. Lo so, tanti fa vedere in diretta. Io sono in Emilia Romagna, giusto? Non è la cosa più importante. Emilia Romagna, zona Forlì-Cesena e niente. Ne approfitto per dirvi, tra l'altro, anche l'altra volta mi sono svegliato dal terremoto. Quando mi sveglio è forte, quindi non lo so. Adesso accendo, anzi, il computer l'ho già acceso subito. Guardo le news, non so nulla, eh. Guardo le news e leggo. Sicuramente avranno già scritto perché. Oh, se l'epicentro è qui, vabbè, non sarà fortissimo. Ma come penso, l'epicentro nelle Marche, Abruzzo, si è sentito forte fin qui, vuol dire che è bello forte. Speriamo bene. Io ne approfitto per dirvi che l'uomo si deve rendere conto di essere piccolo. Di non essere sopra la natura, ma sotto la natura. L'uomo è figlio della natura, la natura è più potente di lui. Forse dovevo imparare a costruire meglio, lontano dai fiumi, lontano dagli argini, dalle zone pericolose e anche nelle zone sismiche costruire o non costruire, oppure costruire molto meglio, perché siamo comunque nel 2016, tecnologicamente avanzati, si potrebbe fare in modo nelle zone pericolose. Si poteva fare in modo di costruire meglio, perché poi ci si stupisce che il terremoto ha ucciso 100 persone, 40 persone, ha fatto crollare la tua casa, ma se tu la casa lì non la costruisci o la costruisci meglio, non cade. Perché in Giappone i terremoti sono molto più forti di questi, non credo che sia stato un terremoto dell'ottavo grado, no? E probabilmente qualcosa è crollato. Il terremoto di 2 mesi fa, tutti a dire fortissimo, terribile, ma in realtà il terremoto del 6 non è così forte, non dovrebbe far crollare e ammazzare la gente, perché non siamo pronti. È una cosa ovvia, ma la voglio dire anch'io. In Giappone riderebbero per il terremoto che ha causato 300 morti in Italia 2 mesi fa. Si hanno tutti i giorni. Addirittura in Giappone, se c'è un terremoto del settimo, ottavo grado, riprendono a lavorare, nemmeno scappano. Quindi cerchiamo di. Noi non abbiamo zone sismiche così terribili come il Giappone, però un po' le abbiamo. Cerchiamo di essere un pochettino, dai, un pochettino. Vabbè, dai, avete capito. Vi saluto e il lampadario, vabbè, ha finito di muoversi. Ancora no, però, sono passati un po' di minuti, vabbè, ora è pianissimo. Ciao.